direttore del Ministero all'Olimpia. E quando mi piacere il nome che porto in questa luce, anche il nome del magnifico direttore, che scusa per non essere qui per un comitato di impegno istituzionale a tutti i relatori di questo interessantissimo momento. In qualità di direttore del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici, come economista mi sento particolarmente privilegiato a dare avvio ad un incontro come quello di oggi che ha per oggetto la tutela amministrativa del diritto d'autore online. Proverò a condividere con voi, come spesso faccio con tutti i miei economisti, a fare alcune riflessioni ispirate dalla lettura di un interessante articolo di un mio collega Riccardo Guizzi dell'Università di Pavia, che ha preferito compilare vincoli produttori, sconfitte le piattaforme, che in qualche modo mi è sembrato di capire colga abbastanza a pieno il tema che è interessantissimo trattare. Esiste un ampio accordo intorno all'importanza dei diritti di proprietà per il buon funzionamento di un'economia di mercato, in presenza di un settore pubblico di dimensioni relativamente alte, come il caso della nostra economia. Secondo un vasto numero di scienziati sociali, che va diciamo, dai giuristi, ai filosofi, agli scienziati politici e ai economisti, la loro definizione di tutela rende ordinata e vivibile la vita collettiva, anche se questo può portare una disuguaglianza notevole della distribuzione stessa dei diritti. Gli economisti, per il nostro mestiere, siamo particolarmente interessati al ruolo in cui i diritti di proprietà ben definiti implicano i cittadini e le imprese ad investirli in modo tale poi da aumentare l'attività, il nostro obiettivo di massimizzare l'attività, e quale come questo un rendimento atteso possa trovare delle conseguenze, e quindi il rendimento americano del bene di questo oggetto, perché diciamo, si potrebbe banalmente rappresentare la situazione in una sorta di espressione del tipo per chi mai deve ristrutturare una casa se esiste un rischio elevato che non viene riconosciuto il diritto di proprietà e quindi questa viene espropriata, per cui la definizione puntuale di certi diritti è necessaria affinché con l'individuo effettua un investimento abbia determinati attesi e in qualche modo possa contribuire positivamente alla massimizzazione del diritto. In fondo poi, a ben pensarci, la civiltà industriale si è col tempo sviluppata anche, grazie soprattutto, ai cosiddetti diritti di proprietà intellettuale, cioè sulle opere dei diritti umani, per esempio, brevetti, software, design, ma anche diritti d'autore, potrei continuare su altri esempi, fissando generalmente limiti temporali, cosicché ad un certo punto, ovviamente, le idee possono diventare patrimonio comune e non privato degli esseri. La tecnologia, nel nostro caso la dimensione di internet, insieme con il lavoro progressivamente più esteso del social network, impone la necessità di pensare a come questi diritti di proprietà intellettuale e in particolar modo i diritti d'autore debbano essere tutelati in presenza di una possibilità di espandere, direi quasi in maniera infinita, i contenuti digitali. Può accadere infatti che lo stesso filmato, la stessa notizia divenga virale e finisca per apparire su centinaia di migliaia di pagine di internet. Per qualche tempo è stata coltivata l'illusione che i meccanismi di trasmissione dei contenuti su internet potessero essere decentrati secondo un meccanismo apprezzabilmente democratico, ma come sappiamo questo è lontano da questa realtà. Al contrario, la dominanza di pochi motori di ricerca e pochi social network ha fatto sì che la distribuzione dei contenuti sia invece prevalentemente avvenuta in maniera accentrata, secondo un meccanismo di finanziamento basato in larga parte su introiti pubblicitari ottenuti poi fondamentalmente dalle grandi e note piattaforme. La lamentela dei produttori di contenuti è che le piattaforme hanno potuto sfruttare i contenuti senza in effetti pagare il giusto prezzo, che dipenderebbe per l'appunto da una remunerazione dell'individuo d'autore. Ciò vale per giornali e e per i produttori di video e brani musicali che compaiono per esempio su YouTube, social network, Facebook, Twitter e altri.
proprio a settembre il Parlamento europeo, in settore ordinario, ha approvato la maggioranza della politica del bilancio digitale, che in particolare su due articoli, l'articolo 11 e il 13, ma su questo tocco solo finalmente per la paura delle sciocchezze, e qui ci sono le massime competenze per l'Italia sul tema, sposta il bilanciamento della tutela del diritto d'autore nella sfera digitale a favore dei produttori di contenuti e a svantaggio finalmente sembrerebbe delle grandi piattaforme. In particolare l'articolo 11 si focalizza sull'estensione del diritto d'autore per gli editori e in generale i produttori di notizie rispetto all'information society service providers, cioè le piattaforme che ospitano link e gli assunti delle notizie. Naturalmente le grandi piattaforme come Google, Facebook e Twitter, che sono da un altro articolo, con la prima leggenda nonostante alcuni problemi che vengono sollevati dalle stesse, i proventi a fine 2017 sono assolutamente eccellenti, perché nonostante, diciamo, da più parti viene dimenticato il fatto che i proventi non sono diventati, ma sono in alcuni piccoli effetti. Se si parla del tutto complessivo dei bilanciamenti annuali, il punto è che le forme hanno marcato come l'aggregazione contenuta da parte loro ha aumentato molto il numero di utenti che vengono smistati dalle piattaforme stesse agli articoli originali, così da aiutare i produttori a ottenere il cambio pubblicitario e non solo. La regola degli editori ovviamente è che nel caso delle notizie il riassunto della notizia stessa è la notizia, cosicché la piattaforma richiede per cannibalizzare i siti originali senza tuttavia che possa esistere una adeguata compensazione. Nel caso invece, che viola la conclusione dell'articolo 13, il riferimento ai contenuti audio e video per i quali è necessario che le piattaforme verifichino l'identità di chi detiene il diritto d'autore e, grazie poi ad una tecnologia adeguata, sia in grado di rimuovere sotto richiesta di chi detiene il diritto originale. Ovviamente i detrattori della norma lamentano il rischio di censura, nella misura in cui ogni riutilizzo creativo di contenuti, ad esempio nella forma di una parodia o magari di una tecnica, sia potenzialmente soggetto alla richiesta di eliminazione della piattaforma da parte dei creatori dei contenuti originali. Come al solito nelle faccende sociali, economiche e giuridiche, entrambe le parti coinvolte nella contesa hanno loro ragioni da far valere attraverso attività di lobbying o di propaganda verso l'opinione pubblica. In attesa che il processo legislativo UE faccia il suo corso, è necessario che la lavorazione dei passi e sia diciamo, di vendita direttiva e passa poi a livello di che sia ratificata dai provvedimenti legislativi nazionali, si può certamente rilevare come sia sensato che un pendolo della teoria dei diritti di proprietà e di utilizzo da parte di terzi si muova finalmente ora nella direzione favorevole, così da incentivare e finanziare la produzione di contenuti. Tuttavia, per rispondere anche un po' alle critiche mosse, su questo che lì si è stato particolarmente sbagliato, alle critiche mosse da compositori, è importante che il pendolo non si sposti eccessivamente nella direzione presa il 6 settembre, in particolare che si eviti un utilizzo strumentale della nuova disciplina, soprattutto della variante articolo 13 e non tanto 12, per censurare per esempio dei contenuti che sono semplicemente scaricati. Sotto questo profilo è opportuno lamentare che nulla evita, anche nel nuovo contesto normativo, di produrre contenuti gratuiti per i quali nessuna disputa sul giusto prezzo appunto può aversi, in quanto il produttore stesso ha deciso per esempio di facilitare la diffusione azzerando il proprio guadagno monetario diverso. Prima di salutarvi e per non togliere più del lavoro, vorrei ringraziare i senatori e autorevoli della Repubblica di più a conto della mia parola, chiaramente i miei ringraziamenti sentiti e i miei complimenti vanno alla collega Napata, per eccellente lavoro svolto nell'organizzare un convegno così ricco di interventi che certamente permette di portare avanti una riflessione di estrema attualità, che io marginalmente, che grazie diciamo questo convegno stamattina ci hanno avuto modo di approfondire più nel dettaglio. Ringrazio la collega Lourdes Fernandez e Morato Lingues, che in qualità di coordinatore
perché appunto dà la possibilità, diciamo, agli studiosi competenti, ai giovani studiosi, di affacciarsi su tematiche di assoluto interesse. Infine ringrazio l'AGCOM e l'AIP per aver contribuito alla, diciamo, al lavoro così eccellente, e l'Ordine degli Avvocati di Napoli, l'Ordine dei Consulenti sui proprietari industriali per aver patrocinato l'iniziativa. A questo punto non mi resta che augurare il buon lavoro. Grazie.